perché potrei mettere il microfono anche a 8, nel senso, possiamo cantare, hai capito? A 8. È un po' un problema, perché cantare insieme è bello, potremmo prendere l'ambiente per le parti più che altro. Ma i solisti poi registrano in un secondo tempo, cioè sì, per esempio sì, le frasine poi si fanno... Vabbè, cominciamo, intanto lo faremo un pochino più veloce, sì, 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 meglio decisamente. Cioè io adesso tanto potremmo fare 88, non è proprio un tempo. Questo è 86? Sì, questo è 86, potremmo fare 88. Boh, non lo so. Cioè, secondo me... Noi adesso ci piglia un po' la foga e si tirerebbe anche più avanti, però una pesantezza gliela darei. Quindi così? Sì, cioè se proprio si vuole tirare avanti proprio 90, però non andrei di più. Vabbè, allora dai, vorrà dire che delle parti vocali non le faccio per stare più sul tempo, tanto non è che di certo la mia parte cambia nulla, no, cioè tanto, se io anche a volte un canto. Cioè, no? Se facciamo una guida, tanto pianoforte guida. Sì. Allora faccio pianoforte guida e poi facciamo due microfoni che cantate insieme. E riusciamo a avere le cuffie per sentire il pianoforte guida? No, il pianoforte lo sentite mentre cantate. Quindi facciamo il pianoforte guida insieme alle voci guida. Fai finta che voi avete suonato e avete cantato insieme. Sì, e tu c'hai registrato. Ecco, allora io mi metto il pianoforte. Okay. Va bene. E poi metto altri due microfoni. Io a volte magari sto più attenta a quello che faccio a suonare e non canto. Se esatto, poi... più che altro per il tempo adesso. Va bene. Proviamo a fare così, dai.